l'invasione di persone ma soprattutto di biciclette per questo sabato al Parco delle Cascine di Firenze con il Florence Bike Festival. Tre partecipanti e anche il commissario della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. Sono manifestazioni importanti perché la famiglia può venire qui, i genitori possono andare in bicicletta e se vengono con i figli anche loro hanno, secondo me, avranno la voglia di inforcare una bicicletta e di provare a fare qualche chilometro. Sono spot per il ciclismo, anche perché, appunto, ripeto, è una città storica, una delle più belle d'Italia. Al secondo anno una gran fondo che porta più di 2000 ciclisti, beh, penso che faccia bene al movimento. Viene alle Cascine soprattutto per pedalare, si possono provare autentici gioielli come questi oppure pedalare in compagnia, al mattino con il WWF, nel pomeriggio l'abbiamo fatto con gli amici di Giglio Amico. Oggi tutti in bici con il Panda. Ecco qua, e sì, quest'anno è il secondo anno che partecipiamo come Panda Ciclisti del WWF, partiremo qui dalle Cascine e lungo il percorso della ciclopista dell'anno arriveremo ai laghetti del Parco dei Renai, quindi circa un 10 km andare e 10 km a tornare. Sì, prontissimi a accogliere tutti quelli che verranno e anche a far conoscere alcuni aspetti naturalistici che ci sono lungo il percorso importanti, perché nonostante passiamo in una parte di città densamente abitata, lì comunque continuano a vivere molti animali che possiamo vedere. No. Giglio Amico è un'associazione Onlus e fa questo di mestiere, diciamo così, ovviamente un dopolavoro per tutti, quindi reperire risorse per dare ai bisognosi, quelli che noi chiamiamo gli ultimi, quindi di solito lo facciamo a manifestazioni di carattere sportivo o comunque insomma ludico sportivo, e quindi questa è una di quelle, e quindi anche oggi ci siamo messi tutti insieme e uniamo anche l'utile al dilettevole, quindi oltre allo sportivo c'è anche un po' la cultura del conoscere Firenze. Oggi sono anche tante persone che vengono da tutta Italia per accompagnare i propri familiari che domani fanno la Gran Fondo, quindi fanno la corsa, e quindi oggi li portiamo a conoscere la nostra Firenze, oltre a farli conoscere anche i fiorentini che in bicicletta possono andare con calma e vedersela. Il Giro d'Italia d'epoca non è altro che un movimento dove, diciamo, raggruppa 16 ciclostoriche per quest'anno. E sono 16 ciclostoriche sparse per tutta Italia e serve, diciamo, per passare giornate, diciamo, a pedalare divertendosi senza gareggiare. Siamo ospiti di BCFI e correremo stamani mattina con una gara di regolarità al velodromo che dopo tanti anni, diciamo, ci dà questa occasione, questa opportunità, e siamo ospiti. Quindi per vedere un attimo anche di cercare di invogliare la gente a ritirare fuori le bici da vecchi garage. Partner di questa edizione di BCFI è l'UISP, Comitato di Firenze, che alle Cascine ha attrezzato una propria area ma che ha contribuito anche con propri contenuti all'interno del festival. Una bella collaborazione con gli organizzatori, l'anno scorso in maniera più defilata, quest'anno in maniera più decisa, che ci ha permesso di promuovere una serie di attività nel nostro stand, no? Con questo slogan senza freni. E anche attività sportive con una torre d'arrampicata, alcune cose anche originali. In questo momento ci sono 5 o 6 donne che stanno lavorando a maglia proprio per fare dei filati per completare da un punto di vista estetico anche le biciclette. Quindi lo sport che si abbina
io credo all'intrattenimento, allo stare insieme in un parco bellissimo. E domani è il gran giorno, si corre la Gran Fondo Firenze De Rosa, partenza alle ore 9 qui dal Parco delle Cascine. Per chi ha ancora bisogno di qualche consiglio, l'abbiamo chiesto niente poco di meno che al commissario tecnico della Nazionale. Sai, il percorso lungo è di 140 km, un dislivello che sfiora i 3.000 metri e quindi non è una prova facile, tra l'altro dovrebbe essere anche caldo. L'importante è alimentarsi bene, bere poco e spesso e cercare di non sprecare tutte le energie nella prima parte della Gran Fondo. E domani un'altra giornata di sport e di divertimento al Parco delle Cascine con il Florence Bike Festival. Ci sarà spazio anche per ricordare un grande, grandissimo del ciclismo come Gino Bartali.